Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, ben ritrovati. È sempre una grande emozione poter pregare il rosario tutti insieme, anche da diverse parti del mondo, ed è una grande gioia respirare questa universalità. Questa sera abbiamo riflettuto sulla giornata mondiale della gioventù del 93 a Denver e c'era quel videomessaggio che Giovanni Paolo II ha fatto diffondere durante la Via Crucis dei Giovani, che proprio ha lasciato nel mio cuore una grande speranza. Era un vero e proprio invito alla riconciliazione. Il Papa diceva, innanzitutto la riconciliazione con Dio, no? Attraverso il sacramento, della confessione, e poi anche con i fratelli. Allora, credo che questa sera il fioretto che possiamo vivere sia proprio questo, rimettere al centro la relazione e la pace. Che vuol dire? Possiamo provare certamente a fare un passo di riconciliazione nelle nostre case, nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, al lavoro, ovunque viviamo. Possiamo essere veramente testimoni di quell'amore che è riconciliazione e pace. Concretamente, come fare? Io credo che possiamo vivere così questa sera il fioretto. Se ciascuno potesse mandare un messaggio, fare una chiamata a quella persona lì che ha individuato nella riflessione, per tornare alla pace, per tornare a essere riconciliati. Io credo che davvero, possiamo creare un'ondata di pace e d'amore nel mondo. Sentiamo in questi periodi purtroppo parlare della guerra, della divisione, di armi, e dall'altra parte vorremmo la pace. E tanti ci dicono che la pace parte nel nostro piccolo. Allora concretamente stasera, giovani, possiamo portare la pace nel mondo partendo dai nostri ambienti. Allora io e te stasera possiamo mandare questo messaggio o fare questa piccola chiamata a quella persona che sentiamo il bisogno di sentire per chiedere scusa o magari per tornare alla pace, fosse anche un piccolo saluto, un messaggio per assicurarci che stia bene. Ecco, iniziamo da piccoli gesti concreti per essere portatori di pace nel mondo. Vi saluto e vi auguro una buona serata.